Ciao, sono Nicolas Rubini e squatto tutti i giorni. Viking Log episodio 3, oggi voglio rispondere ad alcune delle vostre domande che mi avete fatto nei precedenti video, nel Viking Log 1 e 2, oppure anche su Instagram e altrove. E sono al 9° giorno consecutivo di squat, sta andando molto bene, oggi ho toccato un nuovo massimo di front squat, ho fatto 125 kg, domani tocca all'alzata più pesante, al low bar squat, conto di fare almeno 170 o 175, si spera. Prima domanda, come mi comporto con la panca piana e lo stacco da terra? Purtroppo mi sono recentemente fatto male alla spalla sinistra, proprio in panca piana. Di conseguenza al momento è un attimo da parte la panca, sto facendo semplicemente bilanciere vuoto, ho 15-20 kg per parte, oggi ho toccato giusto per ricominciare a muoverla e non far sì che se rimanga bloccata e ferma troppo a lungo, quindi al momento la panca è un attimo da parte, conto di ritornare a spingere molto molto presto però. Stacco da terra invece, ecco questa è una bella domanda, è un bel problema quando si fa squat tutti i giorni, pesante, inserire anche lo stacco da terra. Lo stacco da terra, come tutti sanno, è molto tassante a livello fisico, in particolar modo sui lombari. Se squatti pesante tutti i giorni, difficilmente riesci anche a staccare. Di conseguenza, lo stacco da terra lo sto facendo, ma non ci sto spingendo. Per non ci sto spingendo intendo che lo sto facendo una sola volta a settimana, e fin qui tutto normale. E sostanzialmente faccio 4 o 5 singole o doppie tra l'80 e l'85% del massimale di stacco, logicamente, e faccio lo stacco sumo, non il conventional. Il conventional mi pesa troppo sui lombari e penso che mi danneggerebbe molto per lo squat. Quindi molto leggero, perché potrei tranquillamente fare 3-4 ripetizioni col carico che sto utilizzando, e invece mi fermo a 1 o 2 ripetizioni autoregolandomi a seconda di come mi sento nella giornata. Quindi questa volta ovviamente l'ho fatto soltanto una volta lo stacco pesante, tra virgolette pesante, questa settimana, perché è appunto solo una settimana che faccio il programma. Poi, seconda domanda, complementari li sto facendo, allora, di gambe, così rispondo anche una seconda domanda che mi è stata fatta, se faccio anche altri esercizi per le gambe, di gambe non sto facendo nient'altro. Se sto facendo 25-30 serie di gambe solo di squat, logicamente non posso mettermi a fare anche leg extension, leg press, squat bulgaro e tutte queste cose qua, quindi solo ed esclusivamente squat. Per quanto concerne il resto, per il momento causa spalla sto facendo pochi esercizi di spinta, sto però facendo trazioni, rematori, lat machine, qualcosina a livello di muscoli piccoli in isolamento, ma davvero poco. Questa prima settimana ho voluto dedicarmi interamente allo squat per vedere come andava la questione senza spingere eccessivamente nel resto, per non rischiare di bruciarmi le energie. E seconda settimana dovrei cominciare a lavorare di più anche su tutto il resto. Un'altra domanda che mi è stata fatta da più di una persona è se possiamo usare il metodo per panca piana o stacchi da terra. Per stacchi da terra lo escludo a priori, è troppo tassante, non è consigliato da nessun coach al mondo fare stacchi pesanti tutti i giorni, a maggior ragione se vogliamo arrivare vicino ai carichi massimali, attorno all'85-95%. Sconsigliato da me, ma da chiunque altro che un minimo ne capisca di stacchi da terra. Per quanto concerne la panca, invece, è altamente attuabile per fare panca pesante anche tutti i giorni, per un semplice motivo. La panca piana innanzitutto non utilizza carichi così elevati come utilizza invece lo stacco da terra o lo squat, di conseguenza è molto più facile recuperare. Al tempo stesso, muscoli più piccoli recuperano più in fretta, di conseguenza i pettorali sicuramente recuperano più in fretta dei glutei e dei quadricipiti, e quindi potenzialmente, anzi lo avrei fatto se non mi fossi fatto male alla spalla, la panca piena è utilizzabile con questo metodo, quindi è possibile fare ad alta frequenza e ad alta intensità la panca piena. Poi l'ultima domanda che mi è stata fatta, anche questa molto interessante, è a livello ipertrofico com'è questo programma? La risposta è pessimo, probabilmente è pessimo. Chi mi segue sul canale sa che io sono altamente a favore della multifrequenza e penso che anche un bodybuilder debba allenare ogni muscolo almeno 2 volte a settimana. Detto questo, muscoli grandi non rispondono così bene a livello ipertrofico se li alleniamo tutti i giorni. A livello di forza, magari sì, a livello di pura ipertrofia, quindi
in ottica bodybuilding puro, fare squat tutti i giorni è sicuramente l'ultima cosa che mi sentirei di consigliare. Di conseguenza, se vuoi massimizzare i guadagni ipertrofici, non pensare neanche lontanamente a questo programma e pensa delle due di far squat due volte a settimana. Una volta a settimana può andare bene, due volte a settimana è meglio. Tre volte a settimana potenzialmente può essere meglio ancora se il volume totale aumenta e si riesce a recuperare. Questo è il Viking Blog numero 3, come sempre lascia un like, se hai altre domande risponderò nel prossimo video, quindi lascia un like e fai tutte le domande del caso sotto al video. Alla prossima!